Buon pomeriggio, benvenuti. Sono Anna Paterlini, direttrice della Scuola Audiofonetica di Brescia, una scuola che accoglie alunni sordi udenti dal nido alla scuola secondaria di primo grado. Sullo schermo con me potete vedere le due interpreti LIS che nomino, che sono appunto Michela Pedrali e in questo momento è Margherita Donica, che si alterneranno durante tutta la tavola rotonda. Ringrazio naturalmente tutti voi per la straordinaria adesione. Abbiamo avuto quasi 740 iscritti, per cui abbiamo deciso di fare una diretta streaming su YouTube, così da riuscire a rispondere a tutte le adesioni e le iscrizioni. Sotto il video vi dico due cose tecniche importanti. Trovate due link che sono attivi esclusivamente durante la durata della tavola rotonda, tramite i quali potrete richiedere in uno l'attestato di partecipazione, se interessati, e nell'altro potete proporre idee oppure suggerimenti o fare domande che accoglieremo per future proposte formative legate sempre alla sordità, naturalmente, e all'accessibilità. Questo incontro, adesso grazie per la tavola rotonda, è una delle azioni di un progetto di sensibilizzazione sulla sordità che abbiamo intitolato Raccontare per tutti è la storia più bella. Un progetto che è iniziato nel mese di settembre, grazie alla collaborazione tra la Scuola Audiofonetica di Brescia, tra il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari di Venezia e l'associazione bresciana Bimbo chiama Bimbo. L'idea è partita dalla pubblicazione di una collana di libri per bimbi sordi, che si chiama, come vedete dalle immagini di questa locandina, Le avventure di Pepe, il suo zaino magico, scritte da Paola Secchi ed edite da Astragalo, a cui sia la Scuola Audiofonetica che l'Università Ca' Foscari hanno contribuito. La collana è costituita da cinque favole che nascono proprio come uno strumento didattico con adattamenti utili a facilitare l'apprendimento della lingua italiana per il bambino. Infatti potete trovare delle frasi complete con formati ripetitivi oppure evidenziazioni di vocaboli funzionali, dinamiche causa-effetto e frasi idiomatiche. E allo stesso tempo, naturalmente, sono libri divertenti e utili per avvicinare tutti i bimbi allo studio dell'italiano. Chiunque fosse interessato a utilizzare questo strumento può contattare l'associazione Bimbo chiama Bimbo oppure direttamente la casa editrice. Arriviamo alla tavola rotonda. La tavola rotonda, come vedete dalla locandina, è moderata da Federica Baroni. Federica Baroni è una ricercatrice in didattica e pedagogia speciale del Dipartimento di Scienze Umane e sociali dell'Università degli Studi di Bergamo. Ringrazio Federica Baroni, a cui passo la parola così da iniziare la tavola rotonda e presentare tutti i relatori. Grazie. Grazie, ringrazio la direttrice della scuola audiofonetica Anna Paterlini per l'invito e per l'opportunità di moderare questa tavola rotonda, un evento che ha raccolto, abbiamo sentito, l'interesse di tante persone e questo ci stupisce felicemente. Ringrazio i relatori che interverranno e che tra poco vi presenterò, perché avremo così modo di dedicarci, diciamo così, 2 ore di riflessione proprio sul tema dell'accessibilità. Il tema dell'accessibilità è un tema molto importante perché ci consente proprio di ragionare sulla opportunità di creare situazioni di inclusione all'interno della scuola e della società per i nostri bambini, i nostri ragazzi sordi. Non abbiamo la pretesa di esaurire in 2 ore un tema così complesso, ma sicuramente di cominciare a gettare un seme di riflessione e di condivisione individuale, ma anche collettiva, sul tema proprio dell'accessibilità e dell'inclusione scolastica. Oggi parleremo quindi di accessibilità di linguistica, di diritto alla lettura e di pari opportunità di apprendimento. Tempo fa, leggendo il blog di una attivista con disabilità, una persona sorda, lei contestava un'idea diffusa di accessibilità che riteneva molto sbagliata. E ora vi leggo che cosa scriveva. La gente spesso pensa
che l'accessibilità sia qualcosa che si aggiunge quando qualcuno te lo chiede. Noi sappiamo dalla nostra esperienza quotidiana che spesso l'accessibilità non c'è nemmeno quando qualcuno te lo chiede. Questo avviene perché la cultura dell'accessibilità, la cultura dell'inclusione, non è ancora riuscita ad essere intrinseca nelle azioni che noi facciamo all'interno delle scuole e nella nostra vita quotidiana, per dare piena opportunità di accesso all'apprendimento, all'istruzione e al mondo della scuola. Per riuscire a fare questo, noi oggi proveremo a mettere in dialogo, anche se virtualmente, in una tavola rotonda a distanza, immaginateci seduti in un grande tavolo ovale, a discutere tra di noi e anche con voi. Avremo poi magari tempo e modo in un futuro, con altre occasioni, di trovare delle formule che ci consentano davvero poi di confrontarci operativamente su questo tema importante. Proveremo oggi un po' virtualmente a mettere in rete più voci. Le voci dell'università, del mondo della ricerca, con Carmila Bertone e Francesca Volpato dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il mondo della scuola, con Vilma Cartella e Anna Moscatelli della Scuola Audiofonetica di Brescia, e ascoltando le preziose testimonianze di due genitori, Emilio Insolera e Rossella Goglioni. Io credo, anzi sono fortemente convinta, che uno dei motivi del successo, dei numeri, insomma, che abbiamo ottenuto e dell'interesse rispetto a questa tavola rotonda dipendano anche dal tentativo di provare a mettere in rete più professionalità e più punti di vista, più esperienze, come per esempio quelle dei genitori. Questo è un aspetto molto importante, lo sappiamo, per riuscire a realizzare l'inclusione. So anche che tra di voi, oltre ai grandi numeri, c'è anche la rappresentanza di tante professionalità diverse. Sappiamo che ci sono docenti, assistenti, assistenti alla comunicazione, studenti, professionisti, professionisti dell'educazione, logopedisti, psicologi, pedagogisti e anche tanti genitori. E questo è un bellissimo segnale per tutti noi. Prima di dare parola alle relatrici, mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti della direttrice, alle nostre interpreti, perché in questo momento loro stanno concretamente realizzando la cultura dell'inclusione che vogliamo. C'è la possibilità di dare a ciascuno piena opportunità di partecipazione e questo è il primo passo per l'inclusione. Ora è con grande piacere che vi presento Carmela Bertone, Buonasera. docente, buonasera, presso il Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove si occupa di acquisizione e apprendimento della lingua italiana nelle persone sorde, e con una lunga esperienza di insegnante specializzata in scuole secondarie. Vi presento anche Francesca Volpato, buonasera, Buonasera a tutti. ricercatrice e docente di linguistica per la sordità e disturbi del linguaggio presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Apriranno i lavori di questa tavola rotonda con un intervento dal titolo Tracce di accessibilità nella relazione e nella lingua in caso di sordità. Lascio loro la parola. Grazie per l'introduzione e per aver organizzato questo evento. Allora, in questo intervento mostreremo alcune nostre ricerche, alcune riflessioni sulle abilità linguistiche dei sordi e sulle conseguenze che problemi linguistici possono avere sulle relazioni sociali e sul campo affettivo-relazionale. Qualche bimbo sordo. Innanzitutto, alcune informazioni, alcuni dati informazioni sull'acquisizione sullo sviluppo del linguaggio dei bambini.
Fin dalla nascita i bambini sono immersi in un ambiente ricco di stimoli linguistici e grazie agli stimoli che provengono dall'ambiente circostante, i bambini sono in grado di sviluppare il linguaggio in modo naturale e spontaneo. Invece i bambini sordi, a causa di un danno al sistema uditivo, non hanno un accesso diretto all'input linguistico e l'impossibilità di accedere all'input compromette seriamente, lo sviluppo del linguaggio. Per comprendere un messaggio nella lingua orale, le persone sorde imparano la labiolettura, compito spesso non semplice poiché ci sono alcune parole della lingua che risultano indistinguibili alla lettura labiale. Poiché non hanno accento o perché vengono articolate assieme alla parola che segue o quella che precede. Il sordo affida la comprensione del messaggio alle parole contenuto e elementi come articoli, pronomi, preposizioni diventano trasparenti. Per comprendere una frase, i sordi si affidano all'ordine lineare delle parole o alla loro conoscenza del mondo, come vedremo nei prossimi esempi. Mentre la lingua orale non può essere imparata spontaneamente, questo può succedere con la lingua dei segni, poiché il senso della vista è integro. La lingua dei segni è una lingua a tutti gli effetti, con una sua grammatica, e alcuni bambini che nascono da genitori sordi segnanti la imparano dai propri genitori e hanno così la possibilità di comunicare in modo efficace quando ancora sono molto piccoli e non possono ancora esprimersi verbalmente. La lingua dei segni poi può favorire lo sviluppo linguistico nella lingua orale e può favorire gli apprendimenti. Vedremo ora brevemente uno studio condotto su quattro popolazioni di sordi. È un gruppo di bambini sordi con impianto cocleare, che è un dispositivo altamente tecnologico e avanzato, che però non sempre permette di raggiungere i livelli di competenza linguistica attesi. Poi ci sono due gruppi di segnanti. Uno di adolescenti della scuola superiore che usa la LIS dalla nascita e un gruppo di adolescenti e adulti che ha imparato la LIS più tardi e che ha una scarsa competenza nella lingua orale. Infine, un gruppo di adolescenti e adulti sordi stranieri che in molti casi non hanno nemmeno una lingua e fanno molta fatica a comunicare. Per valutare la loro competenza linguistica abbiamo utilizzato un test clinico standardizzato, il test di comprensione grammaticale per bambini, che contiene dati su bambini di età compresa tra i 3 anni e mezzo e gli 8 anni e include, diverse strutture linguistiche, dalle frasi più semplici contenenti elementi locativi o flessionali, fino a frasi più complesse, come frasi passive e frasi relative. L'esaminatore propone la frase e il partecipante deve indicare l'immagine corretta tra le quattro proposte. Grazie ai dati normativi contenuti nel manuale abbiamo potuto stabilire il livello linguistico di ogni partecipante. In generale, i bambini con impianto cocleare hanno avuto il punteggio migliore, anche se nel gruppo diversi bambini mostravano abilità linguistiche non adeguate all'età, ma molto più basse. Tra gli altri tre gruppi, i partecipanti segnanti inattivi erano quelli che avevano i punteggi migliori, proprio perché in qualche modo la conoscenza della LIS li aveva aiutati. I segnanti LIS non nativi e i sordi stranieri mostravano una competenza linguistica molto bassa. Nonostante l'età fosse compresa tra i 13, 15 e 24 anni, avevano una prestazione comparabile
bambini di età inferiore ai 3 anni e mezzo fino ai 5 anni e mezzo. L'aspetto interessante di questo studio è stato che, oltre all'analisi quantitativa, è stata condotta anche un'analisi qualitativa riguardante il tipo di errore commesso, soprattutto dai partecipanti sordi, segnanti e stranieri. Prima dicevamo che alcuni elementi come preposizioni e articoli diventano trasparenti, non vengono considerati. Se guardiamo alla frase proiettata nella slide, se tralasciamo quegli elementi, rimangono solo le parole palla, tavolo e sedia. I sordi, non avendo molti strumenti per interpretare la frase, scelgono l'immagine in cui palla, tavolo e sedia compaiono in questo ordine, si affinano quindi all'ordine lineare delle parole. In queste frasi vengono descritti degli eventi improbabili: un bambino che imbocca una mamma e un bambino che morde un cane. In questi casi i partecipanti indicano l'evento che per loro è più probabile, anche in una frase molto semplice, in cui l'ordine delle parole è comunque soggetto, verbo, oggetto, cioè quella a sinistra. In queste immagini, allora, nell'immagine a sinistra viene testata una frase passiva, ma in questo caso l'omonimia tra il participio passato di leggere e il mobile su cui si dorme ha creato una certa confusione e difficoltà di selezione della risposta, poiché i partecipanti, ad esempio, cercavano un letto e, non trovandolo, hanno risposto in modo molto casuale, sbagliando. Lo stimolo a sinistra invece è interessante perché dimostra l'influenza positiva della LIS nella comprensione della frase. In LIS c'è un segno articolato dopo il verbo che dimostra la conclusione di un'azione e simultaneamente è visibile a livello labiale l'articolazione della parola fatto. Questo segno quindi permette di riconoscere il valore perfettivo del passato prossimo dell'azione. Questo è un altro studio in cui sono state indagate delle strutture molto complesse dell'italiano in bambini con impianto cocleare, proprio per vedere se questo dispositivo molto avanzato fosse efficace nella comprensione di queste strutture e la prestazione fosse comparabile a quella dei coetanei. Il compito consisteva nel selezionare uno tra i 4 referenti alla lettura della frase da parte di un esaminatore. C'erano 13 bambini con impianto cocleare che frequentavano la scuola primaria e che sono stati abbinati a un gruppo di bambini udenti più piccoli che avevano la stessa età linguistica dal punto di vista dello sviluppo grammaticale. Le tipologie di frase che sono state testate sono quelle che vedete in giallo e blu: tocca il coniglio che colpisce i topi e tocca il coniglio che i topi colpiscono. Abbiamo visto che per entrambi i gruppi le frasi sul soggetto, quelle in giallo, sono più semplici di quelle sull'oggetto, però per entrambe le strutture i bambini con impianto cocleare hanno un punteggio più basso, molto più basso, soprattutto nel secondo tipo di frase. E considerando soprattutto la seconda tipologia, la seconda frase, è importante sottolineare che per i bambini udenti è molto importante la morfologia di plurale, perché li aiuta a comprendere la frase e a comprendere chi compie l'azione e chi la subisce. Nei bambini sordi invece spesso la morfologia plurale non viene computata e se manca il morfema del plurale, quel no, i bambini sordi non sono più in grado di comprendere correttamente la frase e di capire chi compie l'azione e chi la subisce. Ho mostrato appunto questi studi per sottolineare, per mettere in evidenza
per mettere in evidenza come sia importante individuare gli aspetti linguistici problematici per i bambini sordi, perché sulla base di queste informazioni è possibile costruire o modificare testi rendendoli accessibili alle persone sorde o predisporre dei percorsi di potenziamento per i sordi. Passo la parola a lei, Carmela. Okay. Grazie Francesca. Ecco, allora mi passi tu le slide. Sì, adesso ci focalizziamo un attimo sul discorso sulla scrittura. Naturalmente Francesca finora ci ha mostrato delle frasi. Però naturalmente la scrittura, quelle frasi sono frasi scritte, e non solo quelle frasi, ma in genere il bambino sordo e le persone sorde approcciano la lingua orale soprattutto attraverso la forma scritta. Ma la forma scritta non è uguale e identica alla forma parlata. Lingua parlata e lingua scritta sono due diverse modalità della stessa lingua. E quindi questo argomento è un argomento che è stato molto studiato negli anni scorsi e in pratica io ho scelto questa frase che è: la lingua scritta è un prodotto mentre la lingua parlata è un processo. È una frase di Halliday nel 1992. Questo che cosa dice? Che la lingua scritta è una forma linguistica cristallizzata, ferma, immobile, mentre la lingua parlata è mobile, è in continua evoluzione, ma soprattutto la lingua parlata è una lingua che si manifesta in presenza di parlante e interlocutore, e questa la cambia, la cambia profondamente, definisce la sua particolarità proprio nella relazione tra parlante e interlocutore, che non c'è nella forma scritta e che invece è, come dire, molto più grammaticale. Ci sono tanti elementi di differenza fra la lingua scritta e la lingua parlata. Qui ne ho segnalati qualcuno, come per esempio la punteggiatura, che in teoria dovrebbe tradurre la prosodia, quindi le pause, le intonazioni, ma fondamentalmente non lo fa, perché è veramente è solo l'elemento essenziale di quella prosodia. Oppure la lunghezza delle frasi, la struttura delle frasi nella lingua parlata è fondamentalmente più frammentata, più breve, mentre nella lingua scritta è molto più complessa, ci sono frasi subordinate, come per esempio ha mostrato, quelle frasi che ha mostrato Francesca erano già semplici, che si ritrovano anche nella lingua parlata, però fondamentalmente nella lingua scritta ci si ritrova di fronte a frasi più complesse, e non solo, vai avanti Francesca, per esempio nella lingua parlata abbiamo anche non solo conoscenze linguistiche, ma anche le conoscenze testuali, conoscenze quindi del sistema di scrittura, quindi tutte le punteggiature, come è organizzato un testo, i paragrafi, se è un testo argomentativo, se è un testo espositivo, poi entrano in gioco anche altre abilità. La scrittura è imparare a leggere, imparare a scrivere è un processo molto complicato. Quindi se noi vediamo che nel bambino udente la lingua dei sordi, scusate, se un bambino arriva alle scuole elementari che già conosce la lingua, bisogna cominciare a chiedersi che tipo di lingua conosce un bambino sordo appena entra nelle scuole elementari, perché a questo punto imparare a leggere e scrivere non è la stessa cosa di un bambino udente. Che tipo di lingua conosce, quale codice possiede all'ingresso nella scuola elementare quando comincia il percorso di letto-scrittura, che è un percorso che inizia a 6 anni ma finisce a 18 con le scuole superiori, quindi perché è continuo, sempre si arriva dalla lingua al testo. Vai avanti Francesca, grazie. E quindi a questo punto è necessario allargare il concetto di alfabetizzazione, che non è più individuabile nell'italiano standard, ma in un italiano non standard. Vale a dire che ci sono degli studi che dimostrano che l'italiano che possiedono le persone sorde è un italiano diverso, c'è una certa similitudine a tutte le persone che hanno perso l'udito,
perché, o che non hanno, cioè sì, che non, o che non hanno mai avuto l'udito, quindi tutte le persone sorde, che dimostra che gli errori commessi dai sordi sono identici, anche se al di là se sono segnanti o non segnanti, al di là della loro storia, come dire, la loro storia, sì, di recupero, chiamiamolo così. Ed è stato dimostrato che questi errori, non so che commettono, non sono errori, ma appartengono a una forma di italiano particolare che prevede questo italiano che è tipico delle persone che non riescono ad arrivare, non ricevono l'input di alcuni degli elementi funzionali perché viaggiano su frequenze più basse e quindi hanno un input, ricevono un input ridotto. Vai avanti. Ecco, per esempio, benché gli ordini sono corretti, gli ordini della frase, per esempio, c'è l'ordine verbo-oggetto oppure articolo-nome, ma ad esempio qui in questo caso manca l'ausiliare, quando finita la scuola, cioè omettono proprio l'elemento meno significativo, cioè quello che non ha significato, con meno semantica, ecco, quindi l'elemento funzionale. Oppure quando ci sono delle omissioni, abbiamo le omissioni che non sono casuali, per esempio il 94% delle omissioni dell'articolo ci sono nei sintagmi post-verbali, cioè la frase il gatto prende toast, cioè dov'è che manca l'articolo? Su toast, non su il gatto. Il gatto è corretto perché lo fanno con i sintagmi post-verbali. E qui c'è tutta una regola da un punto di vista linguistico che non è solo dell'italiano, che di questo italiano non standard, ma appartiene anche ad altre lingue. Quindi conoscere tutte queste particolarità della lingua italiana e di questo italiano non standard è molto importante per gli educatori perché ci permette di valutare se è necessario intervenire e come intervenire, ma soprattutto se è necessario intervenire, perché la lingua ha poi una conseguenza anche nella relazione. Vai avanti. Bisogna allargare il concetto di alfabetizzazione, bisogna ampliare quindi il concetto di produzioni letterate, ma a questo punto non focalizzarsi sulle produzioni letterate, sulle grandi produzioni o come le descrizioni che possono essere più complicate, ma andare anche su piccole produzioni come possono essere dei brevi messaggi, dei messaggi scritti, oppure i social oggi ci aiutano sia nella comprensione che nella produzione del testo. Quindi c'è un'organizzazione linguistica e testuale anche in questi testi brevi. Vai avanti. Allora, perché è importante? Perché è importante non inibire la produzione di testi con eccessive correzioni. La scrittura è soprattutto espressione. Succede che queste persone arrivano, vai avanti Francesca, arrivano alle scuole superiori con un grosso limite nella produzione scritta, cioè loro non producono più. Si vergognano di scrivere perché sono convinti di scrivere male e invece no, bisogna valorizzarli anche e correggere, anche lasciarli sbagliati, gli elementi, correggere ciò che è importante che impari nello step successivo. Quindi il ruolo della comunicazione a partire dall'adolescenza diventa molto complicato perché quando diventano grandi cominciano a identificarsi negli altri, nel compagno o anche negli adulti, ma chi sono i pari e chi sono gli adulti? Se sono quelle persone che conoscono bene la lingua, non comunicano più in forma scritta e diventa un problema enorme perché vedono l'altro, compagno, amico, un pari o l'adulto, l'insegnante, come un elemento giudicante e quindi in questo senso la persona sorda si inibisce, non scrive più. Vai avanti Francesca. Quindi c'è anche un problema di identità naturalmente quando poi diventano adolescenti, in quanto si chiedono chi sono io,
ok? Identità come identificazione, cioè l'identità dell'adolescenza si forma nel momento in cui si identifica nell'altro, ma non c'è un altro nel quale identificarsi, perché se l'altro è solo ed esclusivamente udente, parlante, che parla bene, si esprime bene, è chiaro che non riesce a reggere il paragone e si sente lui sbagliato. Vai avanti, abbiamo finito, ecco, scusatemi, quindi chiudiamo qua perché proprio vado fuori tempo. Ringrazio le professoresse dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ringrazio Carmela Bertone e Francesca Volpato, in realtà poi ci raggiungeranno anche successivamente per un momento di confronto ancora all'interno della tavola rotonda. Le ringrazio e le saluto perché ci hanno dato l'opportunità di costruire un ponte importante tra il mondo della ricerca e anche questi aspetti metodologici legati alla dimensione linguistica, per riflettere anche sulla operatività del lavoro dell'insegnante e degli assistenti all'interno della dimensione scolastica. E questo mi consente di presentare le prossime relatrici della scuola audiofonetica, Vilma Cartella. Ecco, buon pomeriggio, Vilma. Coordinatrice della scuola primaria di audiofonetica, per anni docente di matematica e formatrice nella didattica specializzata per gli alunni sordi, e Anna Moscatelli, docente di area linguistica nella scuola primaria di audiofonetica e formatrice nei corsi di specializzazione per il sostegno. Loro ci condurranno in una riflessione proprio sul ruolo anche del docente, sull'importanza di considerare la dimensione linguistica nel lavoro didattico quotidiano con i bambini e i ragazzi sordi, con un intervento dal titolo Ricadute didattiche degli aspetti linguistici. A voi, grazie. Grazie. Grazie per l'opportunità che mi è stata data in questo pomeriggio, che ritengo molto importante per il mondo della scuola, e per poter quindi parlare come la scuola può agire per accogliere al meglio un bimbo sordo. Ci sono alcuni aspetti che vengono dati per scontati, ma poi così scontati non lo sono. C'è un aspetto legato alla normativa in merito, è opportuno che la scuola abbia ben chiaro quali sono le figure che possono affiancare un bimbo sordo affinché possa essere effettivamente parte attiva dell'ambiente scolastico, quindi l'insegnante di sostegno, l'assistente alla comunicazione e gli insegnanti in generale. La documentazione medico-sanitaria è importante che il gruppo docente prenda visione e legga attentamente tutti i documenti che la famiglia ovviamente sottopone alla scuola, il verbale di accertamento, la diagnosi funzionale, l'audiogramma, che è un elemento importante per conoscere al meglio la tipologia di sordità e quali sono gli eventuali limiti e quali le possibili potenzialità, e tutta l'altra documentazione, potrebbero essere relazioni logopediche, relazioni degli psicomotricisti, in modo tale che tutto questo bagaglio documentale possa effettivamente essere la base per una buona progettazione. E in fondo, ma non ultimo per importanza, un colloquio approfondito con la famiglia, un colloquio che pone la scuola in ascolto, pone la scuola in un atteggiamento di verifica e di condivisione della vita che il bambino ha fatto fino al momento dell'entrata nella scuola, e soprattutto nell'accogliere le preoccupazioni, i dubbi e anche i suggerimenti della famiglia. La collaborazione è fondamentale. Quindi la scuola deve, il personale della scuola deve sapere cos'è la sordità. Non entro nel merito, c'è l'aspetto fisiologico da approfondire, funzionale e psicologico relazionale. Elementi sicuramente che vanno a supportare quello che sarà poi la progettazione
che il gruppo docente dovrà affrontare. Parlo di gruppo docenti perché è importante che sia che tutti noi, mondo della scuola, persone della scuola, abbiano la consapevolezza che il bimbo sordo non è preso in carico solo dall'insegnante di sostegno o dall'assistente alla comunicazione, è preso in carico da tutta la comunità educante e questo è un elemento molto importante. Ovviamente l'area di maggiore compromissione per un bimbo è proprio la comunicazione. Nel mondo della scuola, ma nel mondo in generale, l'apprendimento avviene attraverso una buona comunicazione. La buona comunicazione presuppone una buona acquisizione, un buono sviluppo di un codice comunicativo che permetta una buona relazione e un buon apprendimento. Sembra scontato, ma è importante soffermarsi su questo punto. Comunicare in modo funzionale, in modo che ci sia un apprendimento sicuro da parte del bambino. In questo senso, la scuola, come è già stato detto comunque dalle colleghe precedenti, la scuola deve fare una riflessione rispetto a quale codice comunicativo con quale codice comunicativo il bambino si approccia alla scuola. Ci sono due lingue effettivamente col quale un bambino si può approcciare alla scuola. L'italiano, che è prettamente, diciamo, verbale, se io considero il canale uditivo, e il non verbale, se considero appunto la LIS come lingua che ha come canale privilegiato la vista. E questo è molto importante da considerare. Quindi, nel momento in cui la scuola deve decidere come programmare, cosa fare, deve anche tenere presente qual è l'esperienza del bambino e, e la vita e l'ambiente nel quale cresce. Noi abbiamo bimbi di genitori sordi segnanti, quindi i bambini quando arrivano, parlo della scuola primaria, giungono alla scuola primaria, arrivano già con una lingua madre acquisita naturalmente, sicura, solida, che permette a loro di mettersi in relazione positiva e funzionale con il mondo esterno, permette a loro di comprendere, di parlare, di esprimersi. E questo è un elemento che gli insegnanti devono tenere in considerazione nella valutazione poi della scelta dello strumento da utilizzare per l'apprendimento. Ci sono poi i figli di udenti e di sordi non segnanti. In questo caso la lingua 1 è effettivamente l'italiano, che, come è stato già detto ampiamente, viene limitata proprio dalla sordità, proprio dal limite del non poter sentire, di non poter riprodurre. In questo senso, i bambini che si approcciano quindi alla scuola giungono di fatto con difficoltà nell'espressione, nella possibilità di esprimere in modo completo ed esaustivo anche i propri pensieri e con una difficoltà anche nella comprensione rispetto alla relazione con l'adulto o con i compagni. Quindi accogliere significa conoscere. Conoscere la parte medica, fisiologica, ma conoscere il nostro bambino sordo, i nostri ragazzi sordi, conoscere il loro vissuto e strutturare poi un'organizzazione che tenga conto delle caratteristiche del bambino sordo, come vi ho detto, bambino sordo segnante, bambino sordo figlio di udenti e così via. Organizzare un ambiente inclusivo. Organizzare un ambiente inclusivo significa tenere presente tutte le particolarità, tutti gli aspetti che permettano al nostro bambino di stare bene nell'ambiente in cui si trova. Questo è sicuramente uno degli obiettivi che poi permetterà al meglio l'apprendimento tipicamente scolastico e individuare quindi la modalità migliore per l'apprendimento. Quindi, rispetto a queste riflessioni, ci dobbiamo porre la domanda: in didattica, quindi
Quindi nel momento dell'insegnamento, dell'approccio all'insegnamento di una disciplina piuttosto di un'altra, quale strumento privilegiare? È ovvio che noi nel mondo della scuola distinguiamo in base alla funzione che dobbiamo sviluppare, a quello che dobbiamo fare. Se parliamo di comunicazione e di comprensione, ovviamente in base al bambino che noi abbiamo, possiamo utilizzare l'italiano, la LIS e l'italiano segnato. Quindi io viaggio su una comunicazione che non implica la produzione scritta, perché in questo modo io posso sfruttare appieno le competenze comunicative di ogni singolo bambino. In questo caso sto pensando a un bambino che ovviamente ha come lingua 1 la LIS e che quindi può benissimo comprendere qualsiasi concetto. Diverso invece quando si parla di produzione scritta e struttura grammaticale. In questo caso io devo utilizzare l'italiano, essendo in Italia, dovendo poi utilizzare libri di testo in italiano, e in questo caso io supporto l'apprendimento della lingua anche con l'italiano segnato o l'italiano segnato esatto. Questa è una distinzione italiano segnato, l'italiano segnato esatto, che permette di andare a lavorare al meglio su quella che è la struttura morfosintattica dell'italiano. Conoscere l'italiano può essere una barriera all'apprendimento. Questo è effettivamente un punto sul quale soffermarci. Perché e in che modo l'italiano, che è lo strumento che noi a scuola utilizziamo per l'apprendimento, diventa una barriera all'apprendimento, perché dobbiamo renderci conto che l'italiano è effettivamente lo strumento trasversale per tutte le discipline, non è di esclusiva competenza del docente della lingua italiana, ma è di competenza di tutti i docenti che lavorano con il bambino sordo. Qui ci deve essere una chiara consapevolezza. Il docente, ad esempio, di matematica, sto pensando a me come insegnante, deve avere la consapevolezza che se un bambino non riesce a risolvere un problema di matematica, non è un problema legato alla disciplina matematica, cioè non ha quell'aspetto logico e diciamo di strumentalità tipico della matematica, ma è un bambino che molto probabilmente rispetto a una lettura del testo di un problema ha una difficoltà nella comprensione. Quindi il docente deve avere questa consapevolezza, deve rendere accessibile il testo affinché il bambino possa applicare in modo funzionale tutte le conoscenze matematiche che ha acquisito. La stessa cosa vale per tutte le altre discipline, storia, geografia, scienze. Quindi questa consapevolezza da parte dei docenti è effettivamente importante e fondamentale. Stesura del PEI, che deve essere quindi uno strumento non semplicemente burocratico, deve essere uno strumento di lavoro, uno strumento che pone i vari attori in una rete e una condivisione famiglia, scuola e eventuali specialisti che a titolo vario possono lavorare con il bambino o con i bambini in questo caso. Quindi parliamo nella scuola di organizzazione, consapevolezza, conoscenza e personalizzazione. Anna, se vuoi continuare tu, grazie. Grazie. Inizio appunto collegandomi a ciò che è stato detto dalla collega Vilma, parlando proprio di personalizzazione, che è un tema per noi docenti fondamentale. Vi ho inserito una frase presa da uno dei testi di Simonetta Maragna, che è una docente esperta del mondo della sordità,
proprio perché riassume un po' quello che è un concetto fondamentale per noi docenti. C'è l'errore comune di pensare che per un bambino sordo si debba strutturare una programmazione speciale, quindi che un programma la later rispetto a quello della classe. In realtà non è così. L'obiettivo dei docenti deve essere assolutamente quello di svolgere il medesimo programma dei compagni di classe. Cos'è che cambia? Cambia l'idea della metodologia da applicare a quel programma e in modo da adattarlo a quelle che sono le difficoltà linguistiche che il bambino presenta. Quindi c'è la necessità da parte dei docenti di sedersi proprio come una tavola rotonda per trovare quelle che sono le metodologie didattiche più flessibili e più adattabili a quello che è la storia del bambino e quindi garantirgli un'esperienza d'apprendimento positiva. Saliamo un po' il discorso proprio nell'ambiente classe. Cosa fare quando ho un bambino sordo in una classe? Innanzitutto devo avere ben chiaro determinati elementi. Sembra banale, ma bisogna comunque ricordarsi che ha difficoltà nel sentire. Anche il bambino impiantato, che nella quotidianità può sembrare un bambino che sente perfettamente la nostra conversazione, in realtà la difficoltà del sentire legata alla sua sordità porta comunque a delle difficoltà di comprensione. Quindi è un focus da tenere molto in mente. Ha necessità di vedere questo perché? Perché i bambini sordi, naturalmente, come è già stato detto precedentemente, utilizzano la vista come canale principale e questo può essere sia un elemento importante dal punto di vista di sfruttamento di quello che è la lettura labiale e quindi avere focus di attenzione, ma dall'altra parte può essere anche un distrattore. Perché questo? Perché il bambino sordo ha la necessità di utilizzare la vista per osservare l'ambiente circostante. Quindi da parte degli docenti è importante che si ricordino questa cosa e a volte sollecitino il bambino a mantenere l'attenzione sull'interlocutore, che può essere in quel momento il docente, come un compagno che sta parlando. Ha necessità di continue ripetizioni. È fondamentale per il docente che ha in classe un bambino sordo non dimenticarsi che può essere anche eccessiva la ripetizione di lessico, ma questo perché? Perché bisogna dare competenze ed esperienza del lessico presentato al bambino, anche utilizzando lessici specifici, mi ricollego alle materie di studio, in altri contesti. Quindi non stufiamoci di utilizzare determinati lessici presentati, per esempio in storia, anche inserendoli in frasi di italiano, in frasi di problemi, in testi di problemi, in modo che il bambino abbia un'esperienza continua di questo lessico. E poi è importantissimo compiere delle generalizzazioni del lessico utilizzato. Non basta che lui impari un determinato termine legato a una determinata immagine, ma bisogna generalizzarlo e riuscire a garantire al bambino di essere in grado di generalizzare, di vedere le varie sfumature che magari sono nascoste dietro ad un lessico. Vi faccio un esempio banalissimo. Un tavolo è che si può pensare che è un lessico che qualsiasi bambino che giunge alla scuola primaria conosca il significato di tavolo ed è probabile che sia così. Però in contesti diversi potrebbe essere fuorviante il significato. Ricordiamoci, per esempio, il tavolo in cucina ha una funzione. Però è tavolo anche quello che viene messo posizionato davanti al divano, piccolino, che semplicemente serve per appoggiare i bicchieri. È il tavolo anche la cattedra che il bambino sordo tendenzialmente chiama il tavolo della maestra. Ma non fermiamoci a permettergli di chiamarlo tavolo della maestra. Quello è il tavolo della maestra, ma si chiama cattedra perché ha una funzione diversa. Ha necessità di sentirsi parte del gruppo classe. Ricordiamoci che le lezioni partecipate, quindi in cui vi è una conversazione tra l'insegnante e i bambini, dobbiamo stare attenti che il bambino sordo abbia come focus qualsiasi persona stia parlando. E se il bambino non si gira
di fronte ai compagni, è bene che l'insegnante medi questa comunicazione, indicandogli: guarda, sta parlando il tuo compagno, guarda il tuo compagno. E limitare il più possibile il rumore di fondo che rende difficoltosa la percezione del parlato. È vero anche che purtroppo in un ambiente classe questo è l'elemento forse più difficile da mettere in atto. Importante anche considerare la classe come un vero e proprio setting di lavoro e quindi in base all'attività, in base all'obiettivo che l'insegnante deve raggiungere, la posizione dei banchi non deve essere data per scontata. Quindi se la maestra sta spiegando e quindi è necessario che il focus d'attenzione sia nei suoi confronti, la posizione del banco deve essere di fronte a, naturalmente all'insegnante e poi eventualmente alla lavagna se viene utilizzata. Se vengono fatte delle lezioni partecipate o dei lavori di gruppo, è bene che i banchi siano posizionati in modo che il bambino sia posto di fronte a tutti i compagni con cui lui debba interagire, in modo da riuscire a partecipare all'attività. La stessa cosa vale per rispetto alla lavagna. Naturalmente la lavagna deve essere posta di fronte, ma più che l'oggetto lavagna è fondamentale tenere in considerazione l'utilizzo della lavagna, cioè l'interlocutore deve ricordarsi, il docente deve ricordarsi che quando scrive alla lavagna assolutamente non deve parlare, dando le spalle al bambino. Quindi la scrittura e la spiegazione deve essere ben stabilizzata, perché altrimenti porta ad una frammentazione dell'informazione e quindi non manca di comprensione piena di quello che è l'attività. Quindi l'interlocutore, non sto a ripetere che deve essere posto di fronte al bambino, è importante anche proprio che non venga magari il viso posto verso il fianco e quindi perda la leggibilità effettiva del labiale, soprattutto quando si tratta di bambini piccoli che magari non hanno ancora una competenza piena della lettura labiale. E soprattutto contro la fonte luminosa bisogna ricordarsi che il viso deve essere sempre alla luce, quindi mai mettersi davanti ad una finestra, perché altrimenti il viso sarebbe completamente in ombra. Quali sono la difficoltà più grande dell'attuazione di questo tipo di intervento? È il fatto che, come viene definita, la sordità è una disabilità invisibile, e soprattutto quando si ha di fronte dei bambini che sono impiantati o protesizzati, quindi con un recupero uditivo che permetta una comunicazione che sembra quasi normale. Quindi nell'attività di classe a volte ci si dimentica la presenza di questi bambini, anche perché la tipica frase di noi insegnanti è: avete capito? I bambini sordi rispondono sempre sì, ho capito. Ma non è così scontata invece la cosa, e per cui bisogna verificare in itinere rispetto alla spiegazione, rispetto all'attività, che il bambino abbia effettivamente compreso ciò che gli stiamo chiedendo o ciò che gli stiamo spiegando. Come facilitare l'apprendimento in classe e di questi bambini sordi? Bisogna integrare le spiegazioni sfruttando appunto questo canale della vista, che per loro è molto sviluppato, o anche del tatto, quindi è in escalation sicuramente dai bambini piccoli che si passa soprattutto con oggetti reali e quindi sfruttando il tatto, quindi rendergli esperienziale la spiegazione. Dopodiché si possono utilizzare delle mappe, delle fotografie e delle immagini, che devono essere però immagini che siano funzionali all'obiettivo, perché a volte la semplice immagine potrebbe essere fuorviante rispetto all'obiettivo che noi ci poniamo. Utilizzare alcuni mezzi multimediali, ricordarci di inserire dei sottotitoli nel momento in cui vengono fatti dei video, oppure alla mediazione naturalmente della LIS attraverso l'insegnante di sostegno oppure dell'assistente alla comunicazione. Anticipare quando è possibile gli argomenti, pensando a soprattutto alle materie di studio e negli ultimi anni della scuola primaria, in cui i contenuti diventano importanti, avere un'anticipazione rende più competente il bambino sordo nel momento in cui quell'argomento viene trattato in classe.
non si sente deficitario perché lui è già in possesso di alcune competenze che gli sono state anticipate e quindi potrebbe garantirgli la partecipazione attiva di quella che è la lezione in classe. Adattare i test alle capacità di comprensione dell'alunno, integrandole appunto con delle immagini o delle informazioni schematizzate. Attenzione a non facilitare eccessivamente i testi, ma semplificandoli dal punto di vista morfosintattico, perché non bisogna mai dimenticare di garantire la sfida didattica anche al bambino sordo, come facciamo con i bambini, udenti. Deve imparare a faticare anche il bambino sordo per riuscire ad apprendere, non facilitargli troppo le cose, perché potrebbe avere poi a livello relazionale, a livello di autostima, un calo. Favorire attività in piccoli gruppi e coinvolgere naturalmente tutta la classe con dei progetti specifici sulla LIS, se lo studente naturalmente è un sordo segnante. Graduare le difficoltà nel rispetto dei ritmi dell'apprendimento, questo vale un po' per tutti i bambini, ma un focus d'attenzione anche nei confronti dei bambini sordi è importante, perché naturalmente le modalità devono essere legate alla capacità comunicative dell'alunno. Avvicinare il contenuto alle esperienze vissute dell'alunno per fare una frase che garantisce la comprensione piena in analisi grammaticale. Non è importante cosa c'è scritto nella frase, in quanto garantire la costruzione morfosintattica che il bambino deve fare. Aumentare il numero di prove che l'alunno riesce a compiere, quindi dargli autoefficacia e per dargli questa competenza e sentirsi parte comunque efficace. Garantire la varietà di contenuti, quindi numerose esercitazioni. Organizzare verifiche in contesti non giudicanti, mi riallaccio al concetto di prima, in itinere, continuare a verificare man mano il bambino sordo che acquisisca o meno la competenza che viene richiesta. Assegnare per caso non solo compiti, ma anche delle esperienze che sicuramente lo possono aiutare soprattutto. Mi riallaccio un attimino sul discorso delle immagini, appunto per il discorso di immagini che siano efficaci al contenuto che noi stiamo dando. Non è così Grazie solo. Anna Moscatelli, le chiediamo magari un approfondimento su questo nella seconda parte, così scendiamo un po' più negli aspetti operativi. Ringrazio Anna Moscatelli e Vilma Cartella perché direi anche in perfetta continuità, insomma, con la chiusura delle colleghe dell'Università di Venezia che hanno fatto riferimento all'importanza della dimensione della relazione educativa e al tema dell'identità. Avete proprio focalizzato l'attenzione sulla importanza, insomma, della professionalità docente nella riuscire a garantire l'inclusione scolastica dei bambini e dei ragazzi sordi, con appunto anche riferimenti molto espliciti all'importanza della corresponsabilità educativa e anche del coinvolgimento dell'intera organizzazione nella realizzazione dell'inclusione scolastica. E adesso passiamo a un'altra parte della nostra tavola rotonda, un momento a cui tengo in particolar modo, qui tutti noi teniamo in particolar modo, noi che abbiamo pensato a questo momento formativo per voi, ed è davvero con gratitudine che lascio parola alle famiglie, perché è ascoltando le loro narrazioni e le loro storie che tutti noi possiamo essere professionisti migliori. Lascio quindi segni e parola dopo averlo introdotto e chiedo alla regia se può mostrarci. Emilio Insolera, buonasera, papà di due bambine che frequentano il nido e la classe prima primaria in audiofonetica, professionista del settore cinematografico e a lui chiediamo di introdurre questa parte di testimonianza da parte delle famiglie. Bene, grazie per l'invito. Io adesso mi presento, non mi presento come esperto, mi presento proprio come genitore come mi ha proposto Federica. Mi ha presentato Federica. Io sono nata in Italia,
abbiamo, i miei figli sono, poi ci siamo trasferiti in America, le mie figlie sono trasferite in America, poi siamo andate in Norvegia, siamo trasferiti in Norvegia e siamo tornati qua in Italia. Io ho visto così vari sistemi di educazione e adesso mi focalizzo principalmente sulla parte tecnologica. Ah, prima di parlare però della parte tecnologica, volevo mostrarvi un foglio, una scritta, perché io penso che prima di tutto il problema dell'Italia sia proprio quello di far riferimento proprio dell'ideologia. Quindi vi faccio vedere uno schema semplice che tutti possono capire. Quindi senza di noi, su di noi. Io cos'è che penso? Che in Italia gli utenti a livello proprio professionale, di professionisti, non coinvolgano i professionisti sordi. Cioè io per esempio posso essere un consulente, ma dovrei partecipare proprio a un tavolo tecnico, perché la persona sorda è importante. Poi magari approfondiremo meglio dopo questa cosa. Per me è importantissima questa parte per iniziare quindi a lavorare con le persone sorde. La persona sorda deve essere sempre presente. Quando si parla di sordità, una persona sorda deve essere presente, perché se ne occupano solo gli udenti, si possono fare tantissimi errori, invece la persona sorda può aiutare a ridimensionare questa cosa. Poi il secondo tema è... è un tema molto usato, quindi hear vuol dire udito, speaking, potremmo tradurlo in italiano come uden spiega, questo termine. Quindi tante volte la persona udente, quando si trova davanti a un'altra persona udente, quando la persona udente si trova davanti a una persona sorda, gli spiega cosa vuol dire essere sordo. Ma solitamente, quindi, la persona sorda si sente spiegare cosa significa essere sordo. Capite che noi lo sappiamo, io so cosa vuol dire essere sordo. È un po' come dire che una persona bianca vada a spiegare a una persona nera cosa significa essere neri. Cioè, capite che non funziona. Oppure una persona non gay va a spiegare a una persona gay cosa significa essere gay. Capite? Questo è un grosso problema che c'è in Italia. E io penso che adesso ci rifocalizziamo però sulla parte tecnica. Fino ad ora, per esempio, le mie figlie, vi porto questo esempio, hanno frequentato la scuola e hanno trovato subito difficoltà perché... questo è un testo d'inglese che è stato approvato dal Ministero, io penso al Ministero dell'Istruzione, il codice per l'adozione ministeriale. Qua c'è scritto, vedete, c'è questo timbro, questa dicitura. Sono tanti libri che il Ministro della Formazione approva e li divulga a tutte le scuole. E la scuola, con la commissione tecnica, quindi penso il Ministro degli Udenti, la conferma. Poi ogni scuola si ritrova dei testi e con la commissione di udenti decidono che libro di testo adottare per la propria scuola. La maestra si ritrova questo testo e poi decide di insegnare ai propri studenti attraverso questo testo, giusto? I bambini udenti si ritrovano questo libro, ma i bambini sordi in realtà possono trovare già delle difficoltà perché non sono adatti ai bambini sordi. E quindi il bambino sordo viene a richiedere al genitore aiuto. E io mi sono reso conto subito che non è accessibile a un bambino sordo. Quindi, vedete, è stato approvato però da esperti professionisti che non hanno visto il problema grosso che c'è a livello di accessibilità. Questo è al 95% un libro che si, con l'audio, quindi c'è solo un CD all'interno e quindi cosa dice? Tanti esercizi dicono ascolta e scrivi, la consegna è questa. Oppure ascolta e ripeti, capite? Oppure ascolta e cerchi la risposta corretta. Capite come può un bambino sordo fare questo tipo di esercizio? È un problema grosso, è un problema proprio che va alla base, come vi dicevo prima,
che parte da questa frase, senza di noi, su di noi. Quindi dal ministro dell'istruzione, proprio da lì, lì dovrebbero esserci delle persone sorde che lavorano con le persone udenti per far notare le difficoltà, le cose che possono non essere adatte all'interno di ogni scuola. Anche la commissione che sceglie i testi dovrebbe prendere e avere una persona sorda che può consigliare. Quindi a livello proprio un consulente professionale all'interno di ogni scuola per capire se il materiale può essere adatto o meno. Poi arriva poi questo testo agli studenti, che possono avere così di conseguenza già meno difficoltà. Ci sono anche tante domande. Se per esempio è al CD, quindi c'è l'audio CD, e quindi ci si chiede come tradurre anche in video, che lingua utilizzare. Quindi capiamo, se il testo è in italiano, è chiaro che, io penso almeno, che ci sono già due tipologie di persone sorde: le persone sorde che scelgono di parlare e le persone sorde che segnano. Oppure ci sono i bilingue, che utilizzano il metodo magari bimodale, quindi o segnano o parlano. Quindi è chiaro quindi che il video deve essere fatto da una persona che la visualizza in modo vicino, inquadrata in modo vicino, in modo chiaro, con dei sottotitoli. Poi ci devono essere dei sottotitoli, e i sottotitoli possono essere semplicemente attivati o disattivati, per così uno può scegliere se utilizzarli o meno, e poi ci deve essere un'altra finestrella dove si clicca il tasto ed esce la finestrella della persona che segna in lingua dei segni italiana, in LIS. Con questa tecnologia, con la tecnologia di adesso, è un lavoro molto semplice, capite? Questo invece, se è un testo in inglese, dovrebbe esserci la persona che l'abbia letto in modo chiaro in lingua inglese, i sottotitoli in inglese, perché il CD è tutto parlato in inglese, e in ultimo l'interprete, quindi la finestrella della lingua dei segni, e voi dovete decidere che lingua utilizzare. Ovviamente io credo che debba essere la lingua dei segni americana. Se volete imparare il giapponese, vuol dire che la persona che parlerà in giapponese viene inquadrata con un labiale giapponese, con i sottotitoli giapponesi, e poi sempre questa finestrella che può uscire con la persona, l'interprete, la persona che segna, che utilizza la lingua dei segni giapponese. Preferibilmente sarebbe meglio una persona sorda e non un udente che utilizza la lingua dei segni. Adesso ci sono tante associazioni per interpreti, anche associazioni con interpreti sordi che si possono contattare, che segnano così in modo naturale. Questo è tutto per quanto riguarda la parte tecnica. Ah, poi per quanto riguarda il tema dell'assistente alla comunicazione o dell'insegnante di sostegno, ci sono veramente tantissime cose, che questo è un altro tema. E è importante che quando si inizia quindi a fare questo tipo di ragionamento, questo tipo di lavori, bisogna far partecipare le persone sorde. È importante, perché io ho fatto tanti studi, ho avuto tanta esperienza sull'educazione, e io penso che tantissimi sordi sono già specializzati nell'educazione, sono specializzati di linguistica, di lingua dei segni, ma nella vita magari hanno poi dovuto fare un altro lavoro e scelto strade diverse. E io penso che il vostro compito delle persone udenti sia quello di avere rete, di avere contatti e trovare persone competenti, radunarli e poi così poter lavorare. Ricordandoci una cosa importante, che noi persone sorde viviamo la sordità sulla nostra pelle, e a volte non serve studiare tanto per capire cosa vuol dire essere sordi per noi. Per esempio, io questo testo in un secondo ho capito già che non era accessibile. La persona udente invece, ne abbiamo fatte passare tante di persone udenti, ma tutte persone molto esperte non hanno capito questa cosa, perché non hanno vissuto la sordità sulla loro pelle. Ecco. Ringrazio Emilio Insolera, perché all'inizio abbiamo parlato di accessibilità, ma facendo riferimento alla cultura dell'accessibilità. Abbiamo detto che ci sono idee diverse di accessibilità. Quello che dobbiamo chiederci è quale accessibilità vogliamo. E la testimonianza di Emilio Insolera ci permette di capire che tipo di inclusione vogliamo realizzare e che tipo di accessibilità vogliamo realizzare. Appunto quella in cui non aggiungi qualcosa quando qualcuno te lo chiede, ma qualcosa che invece sia presente in maniera
come essenza stessa dell'azione o della proposta che si sta facendo didattica in quel momento. Questa è la cultura dell'inclusione e la cultura dell'accessibilità che vogliamo promuovere. Ringrazio Emilio Insolera e questo mi permette di presentarvi anche un'altra ospite. Buonasera. Buonasera Rossella, benvenuta. Buonasera, grazie. Rossella Goglioni è professionista nel settore sanitario, mamma di un ragazzo che attualmente frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado in audiofonetica, ormai pronto a fare il grande salto nella secondaria di secondo grado. A lei Rossella, grazie. Grazie, grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti. Io sì, sono la mamma di Abram. Abram è un bambino, ormai un ragazzo, appunto come diceva Federica, che sta facendo l'ultimo anno di terza media. Abram è un ragazzo adottivo e noi abbiamo scoperto, diciamo così, la sordità. Abram ha una sordità profonda bilaterale a circa 3 anni e mezzo. Ha un doppio impianto cocleare, il primo fatto a 4 anni e il secondo a 6 anni. Io ho apprezzato molto i contributi delle docenti, sia della scuola audiofonetica che delle docenti di Ca' Foscari, e vorrei focalizzare un po' l'attenzione proprio su questo punto, ovvero la competenza, non tanto la competenza acquisita dai bimbi sordi, ma la competenza che devono acquisire i genitori. E mi rifaccio anche al collega genitore che appunto diceva noi udenti effettivamente della sordità non sappiamo assolutamente nulla, soprattutto quando da genitore udente ti trovi un figlio sordo. E quindi credo che un percorso di acquisizione di competenza, ovvero di riuscire a capire effettivamente che cosa sia la sordità e che cosa vuol dire per un bimbo e un ragazzo essere sordo, sarebbe bene che partisse la comprensione prima di tutto dalla famiglia. Noi in effetti ci siamo trovati appunto immersi in questa situazione e abbiamo scoperto un mondo di cui non eravamo assolutamente a conoscenza e abbiamo imparato anche a nostre spese un po' con un apprendimento per tentativi, diciamo così, ed errori. Probabilmente se questi contributi li avessimo avuti prima, probabilmente alcuni errori li avremmo sicuramente evitati. La seconda cosa che vorrei dire stasera è Abram ha, oltre appunto a una diagnosi di sordità, anche una diagnosi di disturbo d'apprendimento. Non sappiamo se causato dal fatto che comunque lui ha cominciato a sentire molto molto tardi e fino a 4 anni non ha potuto neanche comunicare perché non è stato segnante e quindi l'acquisizione, la diagnosi corretta credo che sia un tema interessante e assolutamente da affrontare, perché la diagnosi corretta è specifica e precisa ti permette anche di instaurare un percorso, intraprendere un percorso che sia un percorso personalizzato su quel problema lì, che è il problema, nel nostro caso appunto di Abram, ma che è il problema specifico e singolare di ogni bambino e di ogni ragazzo. L'altra cosa che volevo dire, mi fa piacere Federica che tu abbia detto genitore, professionista della sanità. Io in realtà mi ci trovo dentro nei problemi sanitari, ma fortunatamente ho dovuto imparare e mi hanno insegnato a fare il genitore e quindi a stare un attimo a fare la mia parte, diciamo così, e a non fare il professionista, a non fare l'educatore, diciamo educatore scolastico all'esterno appunto del mondo della famiglia, ma a imparare a fare semplicemente con mio figlio il genitore, che questa credo sia un'altra delle cose più importanti.
Però perché il genitore possa fare il genitore, è necessario che ci sia qualcuno che tiri un po' le fila dei vari professionisti che seguono a volte o che, con cui ci troviamo a lavorare o con cui il bambino naturalmente ha a che fare, perché abbiamo la scuola, c'è l'insegnante di sostegno, c'è la logopedia, c'è un insegnante aggiuntivo che spesso le famiglie hanno perché le difficoltà nel fare i compiti, nel seguire il, soprattutto naturalmente per chi lavora, e quindi ci vuole un, non so, noi li chiamiamo i case manager, qualcuno che si occupi di che tutti utilizzino lo stesso metodo, perché altrimenti nel caso appunto di Abram si è corso il rischio di generare confusione nel genitore e confusione nel ragazzo, e quindi l'importanza veramente che tutte le figure che sono affiancate al bambino siano figure che utilizzino uno stesso metodo e lavorino in un'unica direzione. L'ultima cosa che vorrei dire, parlavamo di accessibilità, di inclusione, la cosa fondamentale comunque è che a mio avviso si creino dei rapporti di fiducia molto stabili, duraturi e solidi, inizialmente in famiglia, e quindi l'accessibilità e l'accettabilità credo che debba partire dal genitore, perché una volta che il genitore accetta, diciamo così, quella che è una disabilità, di qualsiasi natura sia, è il primo ponte, la prima corda per dire al bambino: io mi fido di te, e indipendentemente da come sei o per quello che sei. E poi di conseguenza questa accettabilità e questo rapporto di fiducia deve esserci anche all'interno naturalmente delle istituzioni, nella scuola, tra i compagni, nel gruppo, nei gruppi amicali. Questo perché? Perché nel caso particolare appunto di Abram, io in questa fase Abram è adolescente, e quindi nell'adolescenza i problemi linguistici credo che siano ancora più accentuati rispetto appunto all'età infantile. Perché? Perché le inferenze, i modi di dire, i contenuti impliciti fanno parte proprio del linguaggio degli adolescenti, e le problematiche principali, caso di Abram, presumo un bambino che ha problemi di linguaggio, nell'adolescenza sono questi, è il registro comune dell'adolescenza. E quindi, dicevo, il fatto di riuscire sostanzialmente ad avere rapporti di fiducia permette anche al ragazzo, al bambino, permette di sbagliare. E quindi a volte Abram mi dice: aspetta mamma, devo trovare la parola. E quindi in casa si permette di dire aspetta, perché io non riesco a trovare la parola. E vorrei che questo fosse anche nell'ambito appunto scolastico e nell'ambito del gruppo di amici, dove uno può permettersi di aver tempo per cercare e di aver tempo per sbagliare. L'altra cosa che vorrei dire, l'ultima cosa che dico, è che per noi entrare nel mondo della sordità è stato un valore aggiunto, perché in realtà Abram ci ha permesso di scoprire un mondo che ha migliorato per intero la comunicazione all'interno della famiglia. Perché in realtà il registro orale non è l'unico registro utilizzabile, e ci ha dato la possibilità, ripeto, di valutare l'aspetto comunicativo a 360 gradi. Grazie. Grazie a lei, Rossella. Sono sicura di interpretare il pensiero di molti, se non di tutti, in questo momento. Nel ringraziare lei e anche Emilio Insolera di questo momento di testimonianza, perché appunto, come dicevo prima, questo ci può rendere professionisti migliori.
Io in questo momento saluto Rossella Goglioni, però poi dopo la rivedremo, e chiedo alla regia di mandare in onda Carmela Bertone e Francesca Volpato, alle quali, bentornate, alle quali pongo una domanda che in realtà poi è la domanda per tutti anche gli altri relatori che sono intervenuti. Considerando le premesse appunto che ci hanno accompagnato in questa prima parte, fase di lavori, vi chiedo questo, sulla base dei vostri campi di ricerca e campi di esperienza, una riflessione sull'importanza, questo lo abbiamo colto soprattutto in questa prima parte appunto di incontro, ma soprattutto sulla qualità dei testi accessibili ai bambini e ragazzi sordi. Che testi, quindi che accessibilità? A voi. Cominci tu, Francesca. Va bene. Vai. Allora, è proprio la domanda, qual è la qualità che deve avere un testo per essere accessibile? Quindi, diciamo, nella risposta riprendo anche quello che è già stato detto dagli altri relatori. Allora, il testo scritto è per sua natura complesso, con un linguaggio spesso ricercato, strutture complesse o comunque poco frequenti nella lingua colloquiale, c'è una notevole varietà lessicale e diversi studi che hanno indagato le abilità linguistiche delle persone sorde hanno dimostrato che appunto le persone sorde, come è stato detto anche più volte, hanno difficoltà con molti aspetti della lingua orale e scritta. E l'accesso al codice scritto non è semplice. Ci sono delle... per rendere accessibile un testo ci possono essere possibili due azioni, a seconda poi ovviamente del livello di competenza linguistica della persona sorda, quindi una persona sorda poco competente o che ha molto competenza dell'italiano. E le due strategie potrebbero essere, sono la semplificazione o l'adattamento. La semplificazione consiste nel scrivere o riscrivere un testo eliminando le parti più complesse, cioè gli elementi di complessità linguistica e contenutistica. E questo vale sia per testi di lettura, brani di lettura, ma anche per i manuali delle diverse materie scolastiche. Quindi è opportuno utilizzare lessico ad alta frequenza. L'italiano è una lingua ricca, caratterizzata da varietà lessicale, però a volte, soprattutto magari se la competenza linguistica è bassa, l'uso di troppi sinonimi può essere problematico per evitare ripetizioni della stessa parola. È importante sì insegnare lessico nuovo, però magari si può usare lo stesso lessico, la stessa parola più volte in una frase, in un paragrafo, anche se frase e paragrafo possono risultare ripetitivi. Poi è meglio utilizzare delle strutture brevi e semplici in cui vi sia un ordine soggetto-verbo-oggetto. Abbiamo visto prima che magari i sordi quando si trovano a dover comprendere delle frasi con strutture diverse da quella più semplice, fanno molta fatica e commettono errori. Poi un po' alla volta si possono introdurre anche ordini diversi. E meglio evitare frasi senza subordinazione, prediligendo magari frasi coordinate e frasi attive piuttosto che frasi passive. Il tempo indicativo forse è il più semplice e poi è bene mettere in evidenza le parole chiave. Poi, come si diceva poco fa, evitare l'uso di un linguaggio figurato che può essere problematico, l'uso di metafore, modi di dire, oppure scegliere di convertire queste forme di linguaggio in forme più semplici e chiare.
E poi un'altra cosa, la negazione, e mettere in evidenza la negazione, evitando però di inserire doppie negazioni. Ad esempio, non è detto che non venga. E l'adattamento invece, semplificazione e adattamento possono procedere parallelamente, l'adattamento consiste nell'individuare le difficoltà di un testo e poi guidare un po' alla volta nella comprensione, approfondire i contenuti, aggiungendo degli elementi di supporto per il lettore, quindi accorgimenti grafici come disegni, sinonimi più semplici, immagini, colori per evidenziare certi aspetti morfosintattici, certe relazioni nella frase, quindi tra un pronome e l'elemento a cui si riferisce. E poi l'ultima cosa che volevo dire è che è necessaria una continua verifica della corretta comprensione del testo da parte dell'alunno sordo. Quindi è importante prestare attenzione anche al modo in cui sono formulate richieste o domande relative all'alunno, allo studente, utilizzando gli stessi accorgimenti suggeriti per, appunto, per la semplificazione o l'adattamento al testo. Ecco, mi fermo qui, lascio la parola a Carmela. Volevo inserirmi con il discorso di Emilia Insolera. Allora, faccio un attimo un passaggio. A parte che l'accessibilità di cui ha spiegato Francesca è accessibilità per tutti, quindi non solo per i sordi, ma tanti bambini stranieri che oggi ormai ci sono nelle scuole, eccetera. C'è un problema con i testi letterari. I testi letterari non si possono semplificare e quindi si può fare un lavoro segmentazione del testo e quindi magari domande, traduzione in lingua dei segni per se c'è la lingua dei segni, cioè sui testi si può lavorare in mille maniere. Per ricollegarmi a quanto ha detto Emilio, cioè il discorso Emilio Insolera, cioè sul fatto che diceva che non esistono testi accessibili, allora noi ci abbiamo provato a fare dei testi accessibili. Io ci ho lavorato molto negli ultimi anni perché ho lavorato al Magarotto, quindi avevo questa possibilità. Il fatto è che c'è la Mondadori Scuola, per esempio, che ha l'hub dei libri su scuola, quindi su internet c'ha questo hub con dei link collegati all'autismo, collegati ai DSA, collegati agli stranieri. Mancano i sordi, allora abbiamo detto, beh, insomma, facciamolo noi. Ce l'eravamo proposti noi come Zaino di Lis, che è un gruppo un gruppo su Facebook, un gruppo chiuso, però insomma dove tutti potete accedere, dove abbiamo raccolto tutti i materiali che ci sono online e continuiamo a raccogliere questo materiale che c'è, e anche su proposta naturalmente di chi segue segue questi link e cerchiamo di ordinarlo a seconda delle materie, così che possa avere materiale per gli insegnanti. E noi come Zaino di Lis ci eravamo proposti. Il problema è che, come dice Emilio, mancano i sordi. Ma le persone sorde, noi abbiamo cercato anche di coinvolgerle, ma non è facile coinvolgerle perché inizialmente naturalmente bisogna lavorarci anche gratuitamente, perché bisogna provare, preparare un pacchetto e proporlo alla Mondadori e quindi fare poi dei progetti per avere dei finanziamenti per fare queste cose, perché sono cose complicate, elaborate, lunghe, ma è veramente complicato trovare persone che ci lavorino, perché nessuno fa tempo, nessuno ha voglia di mettersi in gioco, ahimè, devo dirlo questo. Grazie. Grazie, grazie a Francesca e a Carmela, anche perché appunto ci fanno comprendere una cosa molto importante, insomma, che il tema dell'accessibilità è qualcosa di appunto oltre che complesso anche trasversale, nel senso che tocca competenze, professionalità molto differenti
e appunto, visto che si faceva cenno anche prima, non può non considerare il ruolo dell'editoria scolastica in tutto questo. Quindi esatto, veramente bisogna coinvolgere l'editoria, è chiaro, cioè è ovvio, non possiamo essere solo noi a proporle, ma cioè, ci deve essere, come dire, la Mondadori che accanto al libro in soluzione per tutti propone dei 4, 5, 8, 10 argomenti che rendano questo testo accessibile a tutti. A parte, parlo di, per esempio, di testi letterari per 4, 5, 10 argomenti, ma naturalmente tutti gli altri testi, non so, quelli di scienze, quelli di matematica, eccetera, devono essere tutti naturalmente accessibili. E può essere usata la lingua dei segni, può essere usata la semplificazione, ci sono vari sistemi, vari modi. Questo. Grazie, grazie per il vostro contributo. Io ora lascio parola sulla stessa domanda e questione alle docenti della scuola audiofonetica. Eccole, Lina Cartella e Anna Moscatelli. Una piccolissima introduzione per rimettere ancora il focus su questo. Ci sono molte ricerche che provano e comprovano che l'accessibilità del libro di testo può essere una delle cause della dispersione scolastica, che sappiamo essere un fenomeno anche molto preoccupante delle scuole italiane e in generale anche dell'istruzione. E questo non riguarda soltanto i bambini e i ragazzi sordi, ma riguarda tutti gli studenti, quindi è veramente un tema importante anche dal punto di vista didattico, direi. Ok, comincio io, Anna. Okay. Ok. Il mondo della scuola ovviamente si trova intorno a maggio a decidere quale libro di testo adottare. Ok, parlo della scuola primaria, della scuola secondaria, di primo e di secondo grado. È un tema effettivamente scottante, io mi riallaccio a quanto ha detto il signor Insolera. È vero, noi abbiamo in visione molti testi. Molte case editrici ci propongono anche testi facilitati o testi aggiornati rispetto alle nuove esigenze. Per quanto riguarda la mia esperienza nel mondo della scuola, e sono nella scuola da 30 anni, non ho mai trovato un testo effettivamente che si possa dire adatto alle attività che poi un insegnante vuole fare. Parlo di me come insegnante di matematica in questo caso. È molto complesso e molto difficile effettivamente decidere quale testo adottare, soprattutto in una struttura scolastica dove sono presenti disabilità di vario tipo, in questo caso ci focalizziamo sulla sordità. Non esiste quindi un testo effettivamente accessibile. Ogni testo presenta degli ostacoli, dei problemi e, come abbiamo detto prima, l'ostacolo principe è proprio l'utilizzo dell'italiano. Le colleghe di Ca' Foscari effettivamente hanno messo in evidenza quali sono le modalità più opportune per rendere un testo accessibile, ma non dimentichiamoci comunque che i nostri bimbi sordi, che adesso sono bimbi, diventeranno poi ragazzi, diventeranno poi adulti e rendere accessibile un testo non è solo renderlo accessibile adattandolo nella struttura solo linguistica, ma rendere accessibile significa dare proprio al nostro bambino sordo lo strumento per poter accedere a testi che nel percorso scolastico sicuramente troverà. È molto complesso e sono d'accordo con tutto quello che è stato detto prima, ma è molto molto complesso, non impossibile, molto difficile, e sicuramente una condivisione, un confronto fra il mondo della scuola, il mondo dell'editoria e anche il mondo e i pensieri, le osservazioni, le riflessioni dei genitori che evidenziano le complessità e le difficoltà dell'utilizzo di un testo, possono far sì che la scuola, nella fattispecie l'insegnante,
possa effettivamente trovare la modalità più opportuna per far sì che ogni singolo bambino possa prendere e leggere in modo autonomo un libro. È sicuramente una sfida, è una sfida che io credo che se vogliamo rispettare i nostri bimbi e dare le pari opportunità per quanto riguarda l'istruzione, dobbiamo accogliere. Prego, Anna. Non ho molto da aggiungere rispetto a quanto già detto dalle colleghe della Ca' Foscari e da Vilma. Io vivo quotidianamente la problematica di rendere accessibile il testo ai bambini sordi e nella mia piccola esperienza tutto quello che la dottoressa Volpato ha evidenziato viene svolto proprio per riuscire a far comprendere un testo scritto ai bambini. Ovvio che non esiste un manuale, secondo me, adattabile al qualsiasi bambino sordo, come il libro di testo non è fruibile al 100% anche per un bambino che sulla carta non ha nessuna problematica. Non c'è un metodo universale né per insegnare l'italiano a un bambino sordo né per insegnarlo ad un bambino udente. Ci vuole, secondo me, l'attenzione da parte del gruppo docenti di svolgere qualsiasi tipo di adattamento, semplificazione o di utilizzo di strumenti che permettano comunque ai bambini di arrivare all'obiettivo che si è preposti. Secondo me la responsabilità da parte del docente è proprio quella di riuscire a far compiere un percorso d'apprendimento che renda competente il bambino nella sua crescita, perché noi l'abbiamo per un tot di anni e quindi possiamo renderlo competente per il nostro piccolo, ma senza dimenticare appunto quello che è il futuro di questo bambino che diventerà uomo, diventerà donna e dovrà affrontare comunque la vita. Quindi sicuramente le attenzioni rispetto al testo, l'utilizzo di immagini, come diceva la dottoressa Volpato, adatte al contenuto senza essere fuorvianti è fondamentale. Purtroppo attualmente in commercio non esistono testi di questo tipo, ma vale per i bambini sordi come vale per altre disabilità e quindi purtroppo la fatica è proprio quella di riuscire a rendere accessibile i testi che si hanno a disposizione. Bisogna utilizzare al meglio quello che si ha a disposizione. Grazie, vi ringrazio per il vostro intervento. Credo che sia davvero importante, lo abbiamo colto dalle vostre parole anche, valorizzare l'esperienza sul campo degli insegnanti e degli assistenti alla comunicazione, perché questo dà un grande valore anche al mondo della ricerca e sicuramente anche alla didattica. Ora, se la regia può aiutarmi, chiederei di poter far tornare entrambi i genitori insieme per il commento alla stessa domanda. Permettetemi anche in questa occasione di ringraziare la regia, perché davvero sta facendo un lavoro straordinario dietro le quinte, molto complesso gestire tutto questo, considerando anche la presenza degli interpreti LIS. E di riuscire a mantenere anche sufficientemente grande il riquadro degli interpreti LIS ci obbliga ad entrare ed uscire di scena di volta in volta. Lascio un commento su questo a Emilio Insolera, che ringrazio. Sì, io come vi ho già detto prima, ho ascoltato alcune esperienze dei professionisti su come intervenire e ci sono tanti, mi trovo in tanto disaccordo in tante cose. Partendo dal problema dei testi e dell'accessibilità, io penso che il problema sia quello, soprattutto in Italia e anche in Europa, che ci mancano delle linee guida e l'ho scritto per essere più chiaro. European Accessibility Act. Quindi bisogna produrre testi accessibili, deve essere accessibile per tutti, per le persone sorde, per le persone cieche. Io che sono una persona sorda, per esempio, vedete?
Non è molto complicato in realtà, è basilare. Un'impresa prima di mandare in editoria un libro deve verificare che ci siano queste componenti, queste linee guida europee, e questo deve esserci parlato, devono vedere che ci siano queste tre cose. Una volta che si sono resi conto che ci sono, possono mandarlo in stampa. Se non è universalmente accessibile, non può andare in stampa, basta, è semplicissimo, non è... È un libro è un libro didattico, vuol dire che è proposto dalle scuole, quindi deve essere universalmente accessibile. Anche per le persone sorde, per esempio, ci deve essere il braille, non può, anche per i sordociechi, cioè, quindi deve essere accessibile a tutti, quindi questa cosa proprio manca. Poi volevo fare riferimento e ricollegarmi a quello che è stato detto alle professoresse della Ca' Foscari. Mi pare la professoressa Volpato, mi pare che si chiami Volpato, giusto? Volpani? Ecco, l'importante è quella, se ho capito bene, ha detto che è quella di semplificare l'italiano, adattarlo alle persone sorde, ma io per questo sono totalmente in disaccordo. Io penso che il testo debba essere tradotto in ugual modo anche per le persone sorde, senza semplificare il lessico e senza modificarlo. Perché? Avete proposto una semplificazione linguistica, quindi se il testo viene scritto in modo semplice, le persone adulte quindi lo segnano in modo semplice alla persona sorda, e quindi anche i media possono sottotitolare in modo semplice, quindi capito, si fa riferimento quindi forse al proprio vecchio metodo di Simonetta Maragna, proprio se non ricordo male, che diceva che anche al CNR avevano lavorato, hanno fatto la ricerca, ma hanno detto che l'italiano doveva essere semplificato per le persone sorde, e io penso che sia un grandissimo errore, perché ci mancano degli input, degli stimoli, e io come posso migliorare se non ho stimoli e input positivi in italiano? Il problema è proprio la stimolazione che manca, perché ci ritroviamo tutti i testi, i sottotitoli, tutti troppo semplificati. Quindi l'accessibilità linguistica non c'è, perché ci vengono tolti i termini, è un po' come in Russia, no? Che c'è una censura e non vengono date tante informazioni. È un po' come se noi fossimo degli zombie, e invece abbiamo diritto ad avere tutte le informazioni come vengono date alle persone udenti, nella lingua italiana. Quindi è come se ci fosse una censura linguistica, e l'accessibilità linguistica noi non ce l'abbiamo, o meglio, viene molto ridotta, e quindi automaticamente a priori rimaniamo indietro. Quindi io penso che per cominciare, mi ripeto, penso che tutti gli udenti, perché vedo che in tantissimi paesi sia così, che ogni testo venga tradotto in modo con sottotitoli e con piena accessibilità, perché bisogna trovare il modo di esprimersi e a esprimere gli stessi concetti con la stessa difficoltà, sia con la lettera labiale sia con la lingua dei segni, magari utilizzando la filologia se non ci sono i segni, bisogna trovare le modalità, però è importante questa cosa, perché io penso che per esempio in America, rispetto all'Italia, se una persona è sorda in Italia, scrive e parla bene, va bene. Se invece la persona parla e segna, quindi magari scrive anche bene in italiano. Se invece la persona sorda segna molto bene, ma non labializza, e fa fatica anche nell'italiano, e quindi vuol dire che non può parlare, lì si segna solo e diventa monolingua la persona che segna e basta. E quindi non ha una difficoltà anche nell'italiano scritto. Invece tante magari persone segnano tantissimo, ma in America hanno anche una competenza scritta dell'inglese molto alta, perché va in base agli stimoli proprio linguistici che hanno anche in America. La società, vengono dati libri, anche per quanto riguarda la formazione, hanno sempre tantissimi input al pari delle persone udenti. Ci sono tantissime persone sorde che hanno scritto libri in lingua inglese, capite la differenza? Quindi è chiaro che qua è proprio dalla base che si parte in modo sbagliato e male. Per esempio mia figlia adesso ha 6 anni, parla 3 lingue, cioè capite, immaginatevi, non parla solo l'italiano, cioè se noi dovessimo
Anche in italiano magari dare tanti sinonimi, capito cosa voglio dire? Se in italiano, non so, c'è il sinonimo comprare, acquistare, per mia figlia ha sinonimi in altre lingue, quindi figuriamoci, lingue differenti, quindi acquisisce anche sinonimi in, anche con strutture diverse, in lingue diverse, quindi vedete, deve esserci accessibilità linguistica al 100%, non al 50%, semplificando poi tutto. Perché se si danno, se si semplifica troppo, poi gli adulti hanno di conseguenza difficoltà. Spero di essere stato chiaro. Grazie Emilio Insolera. Per non togliere tempo alla mamma Rossella Guglioni, mi permetto, senza chiamarla, ma di fare riferimento e di chiarire forse l'intervento della professoressa Volpato, che voleva illustrare la differenza tra un testo semplificato e un testo adattato. Quindi ci aveva un po' chiarito le due differenze, spiegando appunto anche gli elementi in un senso sottrattivi e gli altri invece, nel caso dell'adattamento, invece moltiplicativo delle opportunità di apprendimento. Mi permetto di prendere parola su questo. Ringrazio anche perché appunto ci consente anche questo di dire che in realtà bisogna costruire una cultura dell'accessibilità, così come una cultura dell'inclusione. Non basta una legge che imponga che i libri siano accessibili, anche perché in realtà ci sarebbe già, e c'è anche già in Italia. Il discorso è appunto riuscire a trovare soluzioni, che sono soluzioni complesse, per poter immaginare testi con queste caratteristiche, che appunto, come si diceva, devono mettere insieme tante competenze per poter essere realizzati. Lascio la parola a Rossella, grazie. Sì, in effetti il problema dei testi è un problema enorme, perché a noi, diciamo, la vita è cambiata quando siamo riusciti, diciamo così, ad adattare testi già adattati all'accessibilità ad Abraham. Però volevo rifarmi brevemente una cosa che diceva la professoressa Bertone, anche alla voglia di mettersi in gioco. Nel senso che anche Anna Moscatelli diceva, noi docenti poi dobbiamo adattare anche testi già adattati, già facilitati, e concordo con col collega genitore Emilio, non semplificati ma adattati, e poi il testo arriva al docente, è il docente che poi ha la capacità, diciamo così, e la voglia di mettersi in gioco per capire qual è il mezzo più adatto, diciamo così, per trasferire o comunque per riadattare nuovamente il testo. Noi siamo stati fortunati, nel senso che noi abbiamo i docenti di tutto il percorso delle medie, dalla prima alla seconda alla media, alla terza media, dove i docenti con grande volontà, con grande disponibilità, hanno riadattato i testi in modo non semplificato, riadattato i testi in modo che fossero accessibili per Abraham. Però a noi questo ha cambiato la vita, ha cambiato veramente la vita, perché Abraham affronta la lettura con meno preoccupazione, e questo rinforza anche l'autostima del bambino e del ragazzo, perché in realtà riesce a vedere, che riesce a capire, nonostante appunto sia un libro che fino a poco tempo fa era complesso e per lui inaccessibile. Però io credo che veramente alla base un po' ci stiano sempre le persone. Sono d'accordo che il problema del libro è un problema pesante, e il libro dovrebbe essere accessibile a tutti. Non è così. A questo punto, siccome non è così, credo che la voglia di mettersi in gioco, la disponibilità dei docenti, la capacità di declinare quello che è un testo sulla specificità del ragazzo, del bambino, sia veramente un valore aggiunto alla professionalità dell'educatore e dell'insegnante. Grazie davvero a tutti. Grazie a tutti i relatori che sono intervenuti per gli spunti di riflessione e di approfondimento. Davvero ci avete dato tesoro di tanti, tanti elementi e anche, direi, anche uno stimolo a proseguire nel nostro lavoro. Chiamo ora la direttrice
della Scuola Audiofonetica Anna Paterlini. Ci stiamo avviando ai saluti e alle conclusioni, direi. Abbiamo aperto il nostro incontro facendo un po' riferimento allo stupore, anche dell'interesse che abbiamo ricevuto per un tema che pensavamo essere di nicchia: accessibilità, libri di testo e sordità, e che invece abbiamo scoperto essere un tema che tocca le sensibilità di molti di noi. E proprio sul tema dello stupore io vorrei ringraziarvi tutti, intanto per l'invito, per questo evento davvero importante, e tutti voi che siete all'ascolto per averci seguito. Voglio lasciarvi con un augurio di pace, visto anche il tempo e il momento che stiamo vivendo in questo momento, con un pensiero di Gino Strada, che scriveva: ciò che facciamo deve stupire prima di tutto noi stessi. Ed è con questo pensiero che io vi saluto e vi ringrazio, con l'idea che ogni azione che noi facciamo, una piccola azione, penso alla scuola soprattutto, di cambiamento e di trasformazione, prima di tutto deve stupire noi stessi, perché questo poi andrà soltanto a vantaggio e a favore di tutti i nostri bambini e di tutti i nostri ragazzi. Grazie a tutti voi. Grazie a te Federica Baroni, grazie infinite per aver moderato in questo modo di alto valore questa tavola rotonda. Grazie a tutti i relatori per il contributo importante, quindi grazie anche ai genitori, tanti consigli e suggerimenti che senz'altro cercheremo di raccogliere e accogliere. Grazie alla regia che sta inserendo tutte le persone coinvolte in questo incontro. E naturalmente grazie a tutte le persone che hanno partecipato. Ho visto che hanno scritto alcuni suggerimenti, alcune domande che naturalmente raccoglieremo anche per poter programmare, progettare altri eventi dedicati all'argomento, che è assolutamente importante e su cui bisogna lavorare. Volevo anche quindi chiedere grazie alle interpreti, naturalmente, che ci hanno supportato, aiutato in questo, e forse anche le nostre registe si possono inserire, così da salutarle e a vederle. Grazie infinite e alla prossima.